Parliamo a questo punto delle note fantasma. Si tratta di colpi che vengono suonati a bassissimo volume e che si scrivono sul pentagramma tra due parentesi tonde. Questi colpi non vanno a costituire o a cambiare gli accenti fondamentali di un determinato ritmo di batteria, ma ne aumentano la scorrevolezza e la fluidità. Solitamente le note fantasma si suonano in levare di sedicesimi, ma in realtà è possibile suonarle in qualunque punto della battuta. Noi cominceremo a prendere confidenza con questi colpi suonando delle figurazioni semplici e molto comuni. Più avanti faremo in merito degli studi più approfonditi. Ora applicherai le note fantasma certamente all'esercizio K che abbiamo già visto alla lezione 22 e se riesci anche agli esercizi I ed L. A questo punto inserirai le note fantasma nei ritmi in ottavi che abbiamo già visto alla lezione 24. Ti suonerò un esempio con il ritmo numero 8. Suonando i ritmi della lezione 24, dal numero 1 al numero 11, noterai che cambia il disegno ritmico della cassa, ma il movimento delle mani resta invariato. Questo accade tutte le volte in cui il rullante suona sul secondo e sul quarto movimento. Nel momento in cui andiamo o ad anticipare il rullante o a posticiparlo, cambia anche il disegno delle note fantasma. Se il rullante è posticipato, viene anticipata la nota fantasma che prima veniva dopo. Vediamo un esempio con il ritmo 13. Ti darò infine lo stesso consiglio che ti ho dato quando abbiamo parlato del rimshot, e cioè di inserire le note fantasma tutte le volte che puoi, quando studi, quando suoni. Questo perché è comunque tua discrezione usarle o meno in un ritmo, ma evitare di suonarle è molto semplice. Nel caso in cui invece tu hai bisogno delle note fantasma e non sei abbastanza abituato a farle, non riuscirai a suonarle correttamente. Per cui, ripeto, suonale tutte le volte che puoi. Buon divertimento!